Ponzio Pilato chiese: chi volete libero, Gesù o Barabba? Chi decise il popolo? Vediamo se qualcuno di voi ha rimembranze di catechismo. Barone Vassallo, buonasera a tutti. Perché ho fatto questo esempio iniziale? Per una semplice ragione. Ieri vedevi moltissimi di quelli che lottano contro questo stato di cose, che esultavano, finalmente la tachipirina e la vigile attesa è stata definita un omicidio. E vedrete, vedrete, stiamo tranquilli che adesso arresteranno Speranza, adesso sono affari suoi, adesso pagherà subito. Ma io quante volte vi ho detto, è il popolo che vuole questo, è il popolo italiano che vuole essere massacrato da questi gerarchi. Quindi, finché la maggioranza del popolo vorrà Speranza, Dragovic, Pregliasco, il Burinozzo e via discorrendo, questo stato di cose non cambierà mai. Ve lo dovete mettere in testa. Infatti, è notizia di oggi: sospesa la bocciatura della vigile attesa. Ma è logico, se noi vediamo a delle manifestazioni contro tutto lo stato di cose, persone che vanno lì a ma manifestare, che vanno a sedersi lì a fare il sit-in, a fare il weekend, a fare il picnic del weekend, ecco, il picnic del sabato pomeriggio, e li vediamo con la museruola, col sacro feticcio a muso di cane, è chiaro che la cosa è palese. La maggior parte del popolo vuole questo stato di cose. Quindi, finché il popolo sceglierà Barabba a Gesù, la situazione rimarrà sempre la stessa. Sospesa la bocciatura della vigile attesa con decreto monocratico, il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il TAR del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari del sacro raffreddore. Semplice e lineare. Io già lo sapevo. Io quando vedo persone che esultano, ah, finalmente sta cambiando, arresteranno questo, lo condanneranno. Ma che cosa condannano? Non puoi andare contro la maggioranza. La maggioranza vuole tutto questo e finché la maggioranza vorrà tutto questo, le cose non cambieranno, levatevelo dalla testa, non cambieranno. Tant'è che anche notizia di oggi che l'OMS ha fatto marcia indietro sulla fine del sacro raffreddore. Hanno detto: ma non è finito il sacro raffreddore, continuerà ancora a lungo. Che vi ho detto io? Finché tutti i popoli uniti vorranno mettere il punto a questa situazione, non finirà mai. Levatevelo dalla testa, levatevi ogni speranza, o voi che guardate questi video, levatevela. Non sentite quelli là: abbiamo vinto, ormai non abbiamo vinto nulla. Non abbiamo vinto nulla. Perché? Per ogni persona che ha capito, ce ne sono 10.000 che sono contente di questo stato di cose. Ma andiamo a leggere una cosa che oggi mi ha particolarmente colpito. È una lettera al Presidente del Consiglio. Lettera di una benedetta al Presidente del Consiglio. Gentile Presidente Dragovic, non immagina quante volte io che ho scelto liberamente di benedirmi, mi sia pentita di averlo fatto. Mi sono pentito ogni volta che ho visto un padre costretto a farlo per portare a casa il pane ai figli. Ogni volta che ho visto uno studente
rinunciare a una lezione universitaria. Ogni volta che ho scorso in lontananza una fila di cittadini davanti ad una farmacia in coda per acquistare 48 ore di diritti. Mi sono pentito ogni volta che ho sentito qualcuno parlare di parassiti, sorci, disertori, o blaterare di fucilazioni evocando Bava Beccaris. Ogni volta che mi sono imbattuta in congreghe di semicolti che tra una risatina e l'altra dileggiavano chi aveva semplicemente compiuto una scelta diversa per la propria vita e per il proprio corpo. Gentile Presidente Dragovic, io della società che lei e i suoi solidali state laboriosamente costruendo non voglio far parte. Non voglio far parte di una società composta di gente che si ritiene moralmente ed intellettualmente superiore per aver acconsentito a farsi somministrare un farmaco. Non voglio far parte di una società in cui si gode smodatamente per l'emarginazione e l'esclusione di chi ha compiuto legittimamente e liberamente una scelta diversa. Non voglio far parte di una società in cui ci si compiace di aver meritato dei diritti cedendo ad un ricatto. Non voglio far parte di una società di individui che accusano, additano e auspicano ostracismi e punizioni per i loro simili. Io non appartengo alla schiera di chi obbedisce per quieto vivere. Io non voglio essere premiata con diritti che sono miei per nascita. La Costituzione non concede la libertà, riconosce la libertà ad ogni nascita. Io non voglio che mi concediate alcuna libertà, giacché io, per Costituzione, sono nata libera e custodisco la mia libertà come il bene più prezioso. Pertanto, liberamente, le dico, si tenga pure la sua terza benedizione, il suo super pass e la sua bella società. Verrà il tempo in cui tutto sarà chiaro. Una lettera molto bella, non vi dico il nome, vi dico l'iniziale, DDD. E questo è sintomatico. Sintomatico perché? Perché ci sono realmente persone che capiscono, che stanno vivendo sulla propria pelle tutte queste follie. Però, come ho fatto nel discorso d'inizio, per ogni persona che capisce, ce ne sono 10.000 che non hanno capito nulla. Tutto questo porterà, come nella storia della Bibbia, del Pilato con Gesù e Barabba, porterà finché la maggioranza sceglierà Barabba, che tutto questo non finirà. Sì, possono nascere delle crepe, possono nascere degli allentamenti, ma il tunnel è ancora il più oscuro possibile. E quando vedete che vi si mette davanti un barlume di speranza, è soltanto per farvi abbassare la guardia. Soltanto per farvi abbassare le armi. Io dico che quando si vede un barlume di speranza è proprio il momento in cui bisogna agire ancora più marcatamente, ancora più di forza. E questo è proprio il momento. Questa lettera è veramente perfetta. In essa è riassunta tutta la situazione attuale, tutto lo sdegno e tutto lo schifo che stiamo vivendo. A domani, ciao a tutti.